Combattere le sigle sindacali che oggi hanno sfilato durante il corteo in difesa di un intero territorio. CGIL, CISL, UIL e UGL insieme per dire no alla chiusura della raffineria Eni. Siamo qui per portare la nostra solidarietà, non solo, ma il nostro impegno perché i blocchi, se possibile, si estendono a tutto il paese, perché il mondo del lavoro ha bisogno di una rivolta. Noi rivendichiamo la possibilità che ci sia tutta una serie di iniziative a partire dal rispetto del cronoprogramma, a partire dall'anticipazione dei lavori, a partire anche dal fatto che il Ministero dell'Ambiente deve dare quelle 40 autorizzazioni che ad oggi mancano, e questo serve per garantire i lavoratori del diretto ma anche quelli dell'indotto. Siamo a un punto di non ritorno, la città è scesa in piazza, sono scese in piazza i pensionati, ha fatto bene il Consiglio Comunale a indire questa manifestazione, ma il messaggio deve essere chiaro: noi dobbiamo uscire dal conflitto che fino ad oggi c'è nazionale tra Crocetta e Renzi, noi rivendichiamo le bonifiche, il diritto alla salute, il diritto agli investimenti, tutto questo è contenuto nel protocollo, basterebbe realizzarlo per dare risposte ai lavoratori dell'indotto e a migliaia di lavoratori della fabbrica e a tanti cittadini che guardano con speranza la loro vita dove sono nati, cioè a Gela. Questa è una battaglia della città, perché la città non si può permettere una deindustrializzazione così come sta avvenendo. Bisogna investire, Renzi ha promesso a questa città un sogno, Mattei l'ha realizzato, Renzi realizzi la riconversione di questa città, faccia del sito di Gela un'attrattiva per creare quel polo green che lui ha promesso. Noi aspettiamo questo. L'UGL manifesta anche la solidarietà a questi lavoratori, perché è corretto che tutti siamo presenti, praticamente che abbiamo firmato l'accordo del 6 novembre, e quindi speriamo che questa manifestazione smuova qualcosa e a livello nazionale Renzi capisca che Gela è unita. Una grande manifestazione che da tempo che non c'era Gela. Condividiamo tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso e finalmente abbiamo una città compatta, unita, perché forse abbiamo tutti capito che questo territorio è in serio pericolo. La città sta morendo, le famiglie sono alla disperazione, i lavoratori disoccupati, per cui noi assieme abbiamo deciso questa manifestazione e chiediamo al governo regionale, al governo Renzi, di accelerare, di sbloccare tutti gli iter e di avviare immediatamente i lavori. Non solo la cassa integrazione, come dice qualcuno, per noi è una cosa secondaria, bisogna partire con il lavoro, altrimenti Gela, l'economia di Gela rischia veramente il default.